Andrea, siamo tutte e due molto di fretta perché dobbiamo fare una corsa lenta. Innanzitutto stai bene? Sì, anche se sono le 8 di mattina e siamo mezzi abbioccati, direi di sì, dai. Ma ieri sera sei tornato tardissimo. Sì, non troppo tardi, ma sono tornato tardi. Intanto si stanno preparando a tagliare l'erba nel campo di calcio. Beh, ma io ti tiro un pacco, vediamo se riesci a capire, come al solito, di che scarpa stiamo parlando, quanto pesa e soprattutto quali sono le caratteristiche. Poi non so se riuscirai a correre in pista, a meno che, non lo so. Guarda, si sono messi proprio qua di fianco e potrei aver già capito che marca di scarpe è. Qualcuno l'aveva detto sta cosa da... il tips. Vabbè, alla fine te la tiro, dai, sei pronto? Lanciala bene che è grosso. No, non l'hai lanciata bene. Vai. Ci sono due scarpe, una per me e una per te. Stessa marca? Stessa marca. Se ne andrà via adesso. Procedi con l'apertura. Di che marchio stiamo parlando? Allora, a vedere la tua maglietta è Nike. E questa dovrebbe essere l'Infinity React 3 a sto punto. Hai assolutamente ragione, la puoi guardare, ovviamente sai che è di colore nero. È di colore nero, allora l'ho indovinata dal battistrada e basta, perché beh, un po' dal React, che non è lo Zoom X, però il battistrada è praticamente uguale a quello vecchio. Saperlo avrei portato le altre già a fare il confronto. Mi sembra che sia cambiato relativamente poco, forse un pochino qua l'anello, forse c'è un po' di schiuma più dura qua sopra, questa qua nera. Ascolta, e secondo te invece la linguetta è migliorata oppure no? Bravo, quello lì era il punto dolente, sembra di sì, guarda, l'hanno staccata dalla tua maglia, mi sembra che sia abbastanza libera, che era il pezzo dove si strappava. Prima si attaccava molto più in alto, qua adesso hai 2-3 dita di distanza, 2-3 centimetri di distanza dall'attaccatura, quindi guarda qua com'è più alta, prima arrivava qua. Quindi secondo te in questo caso non si romperà? Ma questo non te lo so dire, sicuramente sembra che l'abbiano migliorato, anche la linguetta in sé sembra più cicciotta e più lunga. E secondo te quanto pesa questa scarpa? Peso 2,60, 2,80 forse, tra i 2,60 e i 2,80. Fai una cosa, provatela un secondo e poi dopo mi dici se è stesso numero o mezzo numero in più. Subito, che al momento migliore abbiamo trovato. Appena provata. Che poi Andrea mi hanno detto che ad alcuni le scarpe che abbiamo testato qualche giorno fa, le Invincible, potevano creare dei problemi. Questa magari è che è più stabile, creerà sicuramente meno problemi. Guarda, io la Invincible, te l'ho detto, l'instabilità non l'ho più notata. Sicuramente questa è molto più stabile. Intanto ti dico stesso numero e in avampiede la trovo abbastanza, quasi troppo avvolgente, diciamo. La punta è molto stretta, fasciante, diciamo. Quindi sicuramente dici o stesso numero o mezzo numero in più? No, credo che cambi poco perché la lunghezza è giusta, è proprio nell'avampiede che la sento più stretta e avvolgente. Va bene Andrea, facciamo una cosa, un piccolo brainstorming. Chiaramente adesso non possiamo prenderci un coffee, però tra qualche minuto ci racconti cosa ne pensi di questa scarpa. Il caffè ci voleva, dai, adesso oggi possiamo uscire davvero e fare una corsa un po' più lunga e capire la scarpa. Prima di andare a correre, apri anche la seconda scarpa, qua c'è un gran casino, ma comunque ho messo in sottofondo la musica. Dimmi di che scarpa si tratta e quanto pesa secondo te. Che bordello, sembra fatto apposta, eh? Innanzitutto di che colore è questa scarpa? Senza guardarla... Senza guardarla però, considerando che per me, per te è nera, per me non è nera. Gli ho dato un mezzo occhio mentre aprivo la scatola e tiro via il pezzettino di carta. È bianca. Ma nei prossimi giorni faremo un test in pista di confronto delle due scarpe, però adesso c'è troppo casino, secondo me... ci conviene andare a correre. Le due scarpe, cioè dici le Invincible nere con la bianca, quale va più forte? Le due. Dipende anche chi la usa in questo caso. Guarda che bella che è. Quella rossa in effetti era molto bella, quella nera è carina, questa qua è super, ma la vedo dura sulla pista bianca qua in zona, cioè
Questa qua ci devi uscire sabato sera. Va bene, andiamo a correre, dai, sennò qua c'è troppo casino. Andiamo. Andrea, è stata una bellissima corsa, spero che ti sia piaciuta e correre con il nonnetto ti abbia fatto bene, perché stasera devi gareggiare e forse anche vincere. Guarda, sicuro devo gareggiare. Sicuro vincere no, perché ci sono 10 accrediti migliori dei miei, poi è una specialità non mia, anche se è la mia preferita, e vediamo come va. Invece cosa ne pensi di queste Infinity Run 3 con le quali hai corso soltanto 11 km? Sta venendo il dubbio, prima ci sto pensando dove cavolo avevo fatto finire il modello L2, anche perché gli avevo fatto 500-600 km, era per vedere le differenze tra le due. Questa mi sembra un pochino più alta, soprattutto nella zona del mesopiede. Beh, sicuramente è una scarpa diversa dalle Invincible, è una scarpa un po' più dura, sicuramente più precisa nelle curve. Guarda, davvero non ti so dire se è più stabile, la sento sicuramente stabile, perché è stabilissima. Però anche la Invincible non mi potevo lamentare. Tra l'altro, Andrea, sentiamo che cosa ci hai raccontato durante la corsa e poi dopo ti faccio altre due domande. Dai, va bene. Procede questa corsa. Ma diciamo bene, va. Prima ero partito che non ero convintissimo, adesso sembra molto bene. Sei più stabile tu nella corsa o io con l'Invincible? Ma io mi sento bello stabile. Poi ne riparliamo, perché c'è l'insertino che non si sente, ma si sente per la stabilità. Poi faremo vedere. Secondo te, a livello di grip e di trazione, come l'hai vista nella pista bianca, ti è sembrata eccellente oppure soltanto media? No, devo dire che l'avampiede è bello zigrinato, ha delle belle intagliature, su pista bianca va via bene. La sento molto, molto stabile, invece molto grippante sull'asfalto. Lì dico sempre che tutte le scarpe sono grippanti sull'asfalto asciutto. Questa devo dire che sento proprio che è un tutt'uno con l'asfalto. Invece a livello di tomaia e soprattutto di linguetta, come le hai viste e secondo te la scarpa si slaccia oppure fa il suo dovere? Guarda, da buoni recensori stiamo guardando quelle piccole stupidate. Ho fatto solamente un nodo e non mi si è slacciata, il che è buono, perché mi ricordo un paio di scarpe Pegasus 34 con i lacci plasticosi, mi si slacciavano anche col doppio nodo, comunque si allargavano. La Solar Glide mi si slaccia un pochino, mi si allarga. Lei devo dire che con un solo nodo non si è slacciata, non si è allargata, e devo dirti anche che la tomaia, che prima ti ho detto che era stretta in avampiede, durante la corsa non l'ho sentita così stretta. Invece a livello di intersuola, come l'hai vista, è sicuramente molto molto più stabile, soprattutto ai ritmi a cui abbiamo corso, 4,45 al chilometro. Cosa ne pensi? Cioè, su questo faccio un po' la tua faccia, non sono tanto d'accordo, nel senso è sì stabile, però credo che sia una mescola che dà meglio di sé ad andature un attimino più svelte, nel senso su una corsa lenta rigenerante non le ho trovate top, perché non sono così rigeneranti rispetto a una Invincible. Secondo me daranno il meglio di loro nelle corse, quelle di tutti i giorni, dove magari anche voglia di galoppare un pochino di più, dove ti senti meglio. Credo che sia una scarpa da lento vero e non da rigenerante. Inizialmente questa scarpa era stata venduta come scarpa stabile, in realtà è comunque una A3. Cosa ne pensi della soletta e soprattutto della conchiglia? La soletta è la stessa identica della Invincible. Guarda, la conchiglia, pezzettino qua sopra morbido, quest'altro invece bello duro. Ha il collarino che mi sembra identico a quella della 2, qua forse è un pochino più tra virgolette gommoso invece che di plastica, e poi ha questo collare qua che parte dal mesopiede e arriva fino al tallone, che la rende molto stabile. Quello che dicevo prima nella prima corsa è proprio un collare che mi tiene il piede fermo. Il guide rail, ecco, l'idea dovrebbe essere quella. Ti faccio l'ultima domanda: quando faremo il confronto con le Invincible, e soprattutto dobbiamo fare un allenamento in pista veloce per capire effettivamente se queste due scarpe
consentono di correre velocemente. Allora, io direi che se me la lasci oggi, settimana prossima riuscivo già a fare il video perché 100 km te li faccio. Credo che tutte e due le scarpe siano due scarpe da lento, ma anche due scarpe per fare corse veloci per le proprietà delle mescole. Lo ZoomX che è molto rimbalzante, questa che comunque è React, che è reattivo, è un po' più duretto. Quindi sono due scarpe diverse ma simili. Va bene Andrea, io direi una cosa, andiamo a comprarci al negozio Nike a Milano le Zoom Fly 5, metteteci qualche like qua sotto e soprattutto offriteci qualche coffee perché comunque la recensione delle Zoom Fly 5 farà faville. Grazie ancora, ci vediamo alla prossima. Sì, è vero, intanto grazie sempre per i coffee e se ne arrivano per le Zoom Fly 5 meglio ancora. Grazie. Ciao. Ciao.